Soprattutto voglio vedere le vostre creazioni. La prima sfida vede voi protagonisti con i vostri amici. Come sapete, quest'estate non possiamo fare questo, non possiamo andare di là, non possiamo andare di qui, non possiamo andare al parco. E invece noi oggi con i Lego lo faremo. E vorrei vedere una scenetta dove voi e i vostri migliori amici, o dove voi e il vostro gruppo di amici vorreste essere in questo momento. Ciao a tutti ragazzi, ciao bambini e bentornati in questo nuovo video. Cosa faremo questa settimana? Allora, ovviamente vi proporrò la nuova sfida. E a proposito, voglio ringraziare tutti i ragazzi, tutti i bambini, le famiglie, i genitori che hanno partecipato alla sfida di settimana scorsa. Ho visto le vostre creazioni e sono ovviamente spettacolari. Un sacco di fantasia, ci sono delle tecniche anche che qualcuno ha adottato da fare invidia ai grandi maestri costruttori, quindi solo applausi ragazzi e grazie di aver partecipato. Stavamo dicendo, nuova sfida settimanale, vi faccio vedere un paio di pezzi Lego che secondo me sono molto interessanti e vi aiuteranno a migliorare le vostre creazioni. Vi farò vedere una mia creazione, la creazione con la quale attualmente, o meglio attualmente, prima del coronavirus, però una volta che finirà questo coronavirus, è la creazione con cui io attualmente vado nelle fiere a esporre e basta, e poi ci vediamo settimana prossima. E adesso vi faccio vedere i due pezzettini interessanti e la mia costruzione, ok? A dopo! Ok ragazzi e bambini, eccoci qua. Questa settimana voglio farvi vedere un pezzo, o meglio una tipologia di pezzi che io personalmente uso veramente veramente tanto quando devo andare a costruire dei terreni o delle rocce o comunque insomma qualcosa di un ambiente naturale. Ecco perché sarebbe perfetto in questa sfida settimanale in cui dovete ricreare un po' l'ambiente della vostra era, della vostra epoca. Andiamo subito a farveli vedere. Sono questi qua, ok? Sono queste tipologie di mattoncini che hanno la parte inclinata e voi capite subito che con questo possiamo costruire montagne, rocce, terreni accidentati. Ve li faccio vedere, possiamo mettere proprio così anche uno sopra l'altro, tac tac, guardate, fa già un bel effetto, no? Sono ovviamente altre tipologie. Questo è quello singolo, diciamo con una base larga 1. Ci sono anche con le basi larghe doppie, ok? Quindi questo è alto come il primo che abbiamo visto ma largo il doppio, quindi possiamo anche fare una cosa del genere, metterne uno sopra qui, metterne un altro con un'inclinazione diversa, mettiamo uno vicino qua, mettiamo questo più lungo. Quindi andiamo su e capite bene che, guardate, abbiamo già ricreato, li ho messi un po' a caso, ma vedete, è veramente come se ci fosse una parete di roccia. Altre tipologie, quindi quelli singoli, quelli doppi,
abbiamo quelli invertiti. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'inclinazione è al contrario, quindi se io metto questa e l'inclinazione va a salire, questa volta fa il contrario, l'effetto contrario, quindi io posso anche riuscire un po' con l'inclinazione a ripartire a costruire la roccia con questa inclinazione qua, vedete? Altre tipologie di questi mattoncini, che tra l'altro, vabbè, ve lo dico, si chiamano slope, ok? Sono quelli curvi, guardate un po', ok? Quindi hanno l'inclinazione, ma ce l'hanno inclinata. Questa rende il movimento molto più fluido, molto più leggero ed è molto molto carino. Si possono ovviamente, si devono ovviamente mettere un po' tutti insieme, no? Guardate che bello, tac tac. Guardate per esempio questo effetto della partenza, vedete? C'è questo slope curvo che dà quell'effetto per staccare un po', no? Poi c'è il mio preferito, che rientra ovviamente nella prima categoria, ma ve l'ho lasciato per ultimo perché è il mio preferito, ovvero lo sloppino. Guardate, è piccolissimo, ma ragazzi, le cose piccole, ok, sono quelle che fanno i dettagli, sono quelle che fanno la differenza. Guardate cosa posso fare, posso farle così, posso farle così. Con questo qui io, quando faccio le rocce, vado a rifinire tutti i dettagli che mi piacciono, ok? Li sto mettendo un po' a caso, guardate cosa faccio, tac tac, questo lo mettiamo qui e ho ricreato un ambiente roccioso, ok? Adesso andiamo a vedere dove io ho utilizzato veramente in modo massiccio questi slope. Ed ecco qui, guardate quanti ne ho utilizzati. Però se questi vi sembrano tanti, cercate di capire dove siamo. Chi ha indovinato? Chi è questo? Questo è Aladdin sul tappeto magico. E qui dove siamo? Vediamo se lo indovinate. Guardate quanto oro. Guardate quanti tesori. Una scalinata. Ebbene sì, è la caverna delle meraviglie di Aladdin. E questo è la mia costruzione, con la quale vado in giro nelle fiere in questi mondi. Quando si ricomincerà, ecco. Questa è la mia costruzione. C'è l'ingresso. Guardate, questo è, per chi ha visto il cartone animato, è l'ingresso della grotta, con la classica forma di muso di tigre. Anche qui vedete che ho usato gli slope, vedete, per fare tutte le inclinazioni. Anche qui degli occhi, vedete, gli occhi cattivi, l'ho utilizzato gli slope, le orecchie, ok? E poi le usate ovviamente, guardate, in tutta la roccia. Questa è la scalinata, questo è un pezzo all'interno, cioè praticamente è quasi tutto slope. Questa è la lava incandescente e la scalinata che porta alla lampada magica, dalla quale sbadabam, ecco, esce lui, il genio, ok? Anche nel deserto ho usato qualcosina, vabbè, per fare un po' di dune. Là invece, per fare il fondale la notte, ho usato... no, non ho usato, in realtà... ho usato veramente pochi slope. Sì, guardate qui, ce n'è qualcuno pieno di polvere, però principalmente, dicevo, sono per fare terreni, rocce e cose del genere. Ecco, questo è la mia creazione, ve la faccio vedere. Qui c'è una piccola oasi, uno che suona il flauto magico per far uscire un serpente che non è uscito, qualche cattivello nel deserto, lì c'è la principessa Jasmine con la sua amica Raja e in fondo c'è la reggia, no, il palazzo reale. Qui c'è Jafar il cattivo con Iago il pappagallo e quello è il suo fedele aiutante, questa è la tigre. Già che ci sono, prima che me lo chiediate, come fai a fare le luci? Sicuramente me lo chiederete.
sono semplicemente, guardate qua, adesso qui si vede perché ho avuto poco tempo, poi nelle esposizioni in realtà io non li faccio vedere, li nascondo, sono delle lucine, lucine a LED, guardate il filo, ok, lucine a LED piccoline che io inserisco sotto, ecco, guardate qua, vedete, lì si vede il filo di rame. E fanno questo giochino e riesci a dare questo effetto sia all'ingresso sia alla lava. Stesso discorso per queste luci che sono praticamente le stelle, gli ho dato un altro effetto ovviamente più leggero per fare l'effetto del cielo stellato. Ma non è finito, vi faccio vedere una cosa, guarda, vi faccio vedere anche il dietro le quinte, non c'è nulla da nascondere. Qui c'è un motore Technics con varie rotelle, vari marchingegni. Lo facciamo partire, ok? E vi faccio vedere cosa succede se parte. Qualcuno di voi avrà già capito. Guardate cosa succede. Eh già, Aladdin vola sul tappeto magico. Eccolo lì. È stata una bella sfida, riuscire a ricreare questa cosa, però l'effetto è molto wow! I bambini quando passano si fermano tutti. Ah, dimenticavo Abu! È lui che fa succedere tutto il casino toccando questa pietra preziosa rossa, ve lo ricordate? Va bene, ragazzi, basta, finito, se no starei qui le ore a farvi vedere la mia creazione. Ci vediamo alla conclusione del video. Eccomi qua! Allora, sono tornato dal deserto, avete visto Aladdin, avete visto come ho utilizzato i pezzettini che vi ho fatto vedere prima, poi non è che bisogna usarli così per forza, mi raccomando, è solo un input, ok? È solo un modo per farvi vedere come li ho utilizzati io, ma ognuno che i propri pezzi, ognuno con la propria fantasia costruisce come vuole. Allora a me non resta che invitarvi a giocare, a provare a costruire con il tema di questa sfida di questa settimana. Vi ricordo, un'avventura in qualsiasi epoca, anche futura, c'è anche una cosa che non è ancora successa, quindi potete inventare ancora di più. Non mi resta che salutarvi, augurarvi una buona estate e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!